Bene, amici, abbiamo deciso un po' di anticipare l'opinione perché comunque le notizie si sommano alle informazioni e quindi anche alle valutazioni. Allora, prima di tutto mi ha fatto molto, molto, molto specie l'atteggiamento della Morgese e poi su quello che ha detto la Morgese, la nostra ministra dell'Interno. In pratica, vigilanza, più di 70.000 pattuglie pronte a controllare che se ci spostiamo regolarmente. E se il vicino chiama, possono entrare in casa e fare i vigili, fare le multe. Ecco, quindi questo atteggiamento la dice lunga sul tipo di proiezione che vogliono dare i nostri governanti, quella del dileggio, oltre quella della spia, cioè fai la spia, no? Segnala. E allora è quello che vogliono i governanti. I governanti vogliono farci litigare fra di noi, vogliono far sì che tu ti guardi quell'altro che sta senza mascherina, con la mascherina abbassata in mezzo alla strada da solo e fermarlo e dire mettiti la mascherina. Ecco, quindi questo è il governo poliziotto, il governo questurino, che è tipico di certi governi di sinistra, che vogliono sempre controllare le persone, vogliono sapere cosa fanno a casa loro, vogliono sapere cosa pensano, vogliono sapere quindi come la vedono su certe cose. Quindi è privazione della libertà. Ecco, la Borgese, questa è una cosa assurda, è un atteggiamento illegittimo. Nessuno può entrare in casa se non c'è un provvedimento del magistrato. Questo che sia chiaro, non fate entrare nessuno, perché anche se i vigili chiamano, li tenete sulla porta e noi siamo in quattro, non abbiamo nulla da dichiarare. Attenzione, non fate entrare i vigili in casa, perché se li fate entrare loro diranno siete voi che mi avete fatto entrare. Non c'è nessun provvedimento, nessuna limitazione alla propria abitazione, perché nessun magistrato, se non c'è magistrato, nessuno può entrare. Ci deve essere un provvedimento dell'autorità giudiziaria. E in questo caso ovviamente non è possibile, che non si può limitare. Quindi attenzione a non cadere nelle trappole di queste persone. Anche oltretutto, a proposito di Lamorgese, già si parla di contenimento delle azioni finalizzate a contenere la diffusione del virus, che vuol dire praticamente limitare la nostra libertà, e Conte è stato intervistato infatti per questo oggi abbiamo fatto questa edizione straordinaria, è stato intervistato da Vespa ieri e ha detto chiaramente che lui è preoccupato di quello che potrebbe succedere dopo il 7 gennaio, e comunque la variante inglese sembra più forte dell'altra, quindi è tutta una manovra finalizzata a tenerci chiusi ancora mesi. Noi staremo chiusi ancora mesi, mesi e mesi. Perché? E ve lo spiego perché. Non perché comunque ci sono stati 70.000 morti in un anno, rispettabilissimi, se rispettiamo i morti, però in Italia veramente muoiono circa 700, 600, 700.000, 800.000 persone all'anno, mediamente. Ma a parte questa considerazione, Conte, fin quando rimane lo stato di emergenza, rimane a galla. Quindi lui ha i poteri, continua ad avere la possibilità di discernere e di scegliere anche gli amici a cui dare consulenze, perché i DPCM danno poteri assoluti al Presidente del Consiglio. Quindi non può dare appalti, gestione di appalti senza gara, può nominare consulenti, può decidere autonomamente. Quindi questo è un potere enorme per chi è poltronato come Conte vuole la poltrona. Quindi lui farà di tutto per far sì che la pandemia duri, fra virgolette, ma non effettivamente, ma duri in maniera illogica, oltre l'inverosimile. Perché il vero obiettivo del signor Conte sono i soldi del Recovery Fund. Questi 207 miliardi che arriveranno a settembre dell'anno prossimo, e fate caso che tutto quanto si poggia su settembre 2021. I vaccini arriveranno, la popolazione sarà tutta quanta vaccinata entro settembre 2021, i soldi arriveranno entro settembre 2021, perché in pratica Conte sa benissimo che finito quel periodo lì lui non potrà mai essere anche il Presidente del Consiglio di chi ha dato la purga agli italiani. Quando le cose riprenderanno, lui sarà sostituito sicuramente, e quindi ovviamente lui tenderà a far sì che le cose vengano prolungate all'inverosimile. Quindi prepariamoci ad un inverno rigido da questo punto di vista. Ricordatevi che questo governo non ha nessuna intenzione di rispettare gli esseri umani, gli italiani, la propria libertà, perché non ci permette di circolare liberamente, e non ci permette neanche di avere un minimo di lucidità, perché ci bombarda con i giornali schierati a sinistra e pro governo, che prendono evidentemente, si sa che molti giornali prendono fondi pubblici, avere la possibilità, giornali che appoggiano queste iniziative del governo, e sono lì che martellano, bombardamento mediatico. Noi dobbiamo reagire e pensare al nostro orgoglio di italiani,
ricordiamoci che siamo a livello mondiale sempre apprezzati per la nostra creatività, la nostra fantasia, dobbiamo difenderci, perché ci sono questi governanti che vogliono limitarci, non gliene frega, questi governanti di noi e della nostra libertà non gliene frega niente, vogliono governare, gli interessa la poltrona, gli interessa gestire 207 miliardi del recovery fund e quindi stanno facendo di tutto per rimanere attaccati. Mi piacerebbe, ho messo anche un post su Facebook, confrontarmi e vediamo se avete la voglia di confrontarvi con me, imprenditori, professionisti, portatori di partita IVA che avete votato Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e l'EUM, che sono sicuro che ci sono, perché alcuni li conosco, vi invito ad un sereno confronto con il sottoscritto anche in studio, anche qui in diretta, per nei prossimi giorni. Vi anticipo anche che nelle prossime puntate avremo qui all'opinione degli ospiti, quindi se qualcuno ha da dire la sua e gli piacerebbe, gli piace l'idea di avere un confronto con me su certi argomenti di carattere attuale, ben venga, lo ospito volentieri. Grazie e buona vigilia, noi vi terremo sempre aggiornati sulle cose che succedono. Grazie e alla prossima.